Salve, salve a tutti. Allora, oggi mi trovo in una veste particolare. Dopo le vicissitudini, per chi ha seguito i video precedenti, ovviamente per chi invece non avesse visto diciamo, il percorso dei miei ultimi giorni, dopo la bellissima esperienza che ho avuto a Venezia e che vi ho riportato in un video, l'ultima sera ho avuto una disavventura, si è rotto un incisivo mangiando un frutto col nocciolo. Fortunatamente ieri dentista è risolto tutto. Questo in realtà potrebbe essere anche superfluo come antefatto, ma mi è funzionale a spiegarvi il perché di questo video. È un video un po' particolare perché vi parlerò di un libro scritto da una persona che ho avuto l'enorme piacere di conoscere e che si trova di fronte alla sua prima opera letteraria. Vi dicevo questo perché durante l'attesa in sala d'attesa appunto dal dentista e poi in altri frangenti ieri sera sono riuscita a leggerlo. È un libro abbastanza piccolo, per cui quindi è scorrevole e quindi si legge velocemente. Ecco, questo era il discorso, sono intorno alle 130 pagine. E vi dicevo, l'autrice è Paola Cimino e il titolo è L'amore è uno zerowatt, forse. Vi spiego quindi, ho avuto il piacere di conoscere Paola, che tramite una carissima amica in comune. Ho avuto lei, io sapete, abito a Napoli, lei abita a Roma ed è venuta proprio in virtù di questa nostra amica qui a Napoli. Ho avuto il piacere appunto di incontrarla e siamo andati insieme a vedere uno splendido spettacolo teatrale, proprio perché lei si è sempre occupata, e lei di origini pugliese, però radicata da tanto tempo a Roma, sposata e vive lì. Laureata, dietro appunto abbiamo una sorta di suo background, laureata in lingue e letterature straniere, diploma di dottore di ricerca del linguaggio all'Università di Bari, frequenta il corso di sceneggiatura, quindi già vi do l'idea, una donna splendida, che si è sempre occupato di lettere, appunto. Infatti, ve lo raccomando, lei ha una rivista online che si chiama Letter Magazine, e spesso la troverete con lo pseudonimo di Gemi Moore. E quindi avevo visto diverse sue cose, tra cui, non per ultima, purtroppo il video, perché poi andrò a vederlo, appunto, datoci da lei, di una sua opera teatrale che è stata messa in scena a Roma proprio l'anno scorso. E questo è il suo primo, diciamo, libro in senso stretto, perché appunto si è occupata di sceneggiatura e altre forme di scrittura. Lei ha vinto proprio nell'agosto del 2017, ora, nella sezione giornalismo, l'Argent Pic premio letterario giornalistico scrivere piccante. Perché ve lo specifico anche, a parte tanti altri premi, ma insomma ve lo... Perché avevo messo una foto su Instagram, perché avevo iniziato a leggerlo, mi ero resa conto che siamo di fronte a un fantasy, lei non mi aveva detto nulla. Però a tal proposito vi invito ad andare sempre sul Letter Magazine perché c'è la recensione della bravissima Flavia Chiarolanza, di questo libro pubblicato sulla rivista, che è splendida, quindi per un ulteriore approfondimento vi consiglio quella lettura. Quindi vi dicevo, quindi la prima impressione, come scrivevo su Instagram, sapete che chi mi conosce sa che il fantasy non è il mio genere, però questo promette bene. Allora, è un fantasy, e in virtù di questo premio vi specifico, particolare, è molto sensuale e sessuale in alcuni tratti, nel senso che mi ha particolarmente colpito il fatto che lei, donna, desse voce a molti uomini. E spesso alla parte
perché fa male a noi donne, quindi è come se lei si fosse immedesimata nel linguaggio, nel modo di pensare, in questi uomini che poi sono quelli che in realtà hanno una sorta di potere, hanno la volontà di possedere la donna. In realtà stiamo parlando di uomini, ma qui si parla di angeli con la maiuscola e di angeli con la minuscola. Non ve lo anticipo perché nelle note lo specifica, non prendetelo nell'accezione comune. Lei crea un mondo alternativo in cui gli angeli di un certo tipo sono in una certa categoria, gli angeli di un altro tipo sono in una certa categoria, c'è una commissione poi tra questo mondo parallelo e il mondo, diciamo, terreno. Poi vedrete come. E vi dicevo, appunto, questi angeli uomini che lei interpreta con un linguaggio duro e sfuma tratti sulla pietà che c'è verso questi uomini a un certo punto, queste persone di sesso maschile a un certo punto rispetto al possesso sensuale e sessuale di una donna e al possesso relativo a una forma di amore che probabilmente li rende anche meno cruenti, come se l'amore passionale dettato dall'odio fosse appunto quello che poi dà il là alle violenze, ecco, in un certo modo, e invece l'amore delicato e passionale, che comunque è passionale però meno cruento, insomma, poi si dimostra con altre fattispecie di connotazioni, ecco. Chiaramente è un libro particolare, molto particolare. Io infatti non vi dirò bello o brutto, perché chiaramente, visto che lei la stimo tantissimo, potrebbe essere una sorta di potreste pensare, insomma, giustamente, che vado già con un preconcetto positivo, quindi io ve lo descrivo e a voi la scelta. Quindi vi stavo dicendo, quindi è strutturato per brevi, nemmeno capitoli, paragrafi che iniziano ognuno con una frase emblematica che descrive questi personaggi ambigui, particolari, sino ad un epilogo, insomma, che troverete, può essere interpretato sia una chiusura del cerchio, perché parte anche da questo principe Dark e da una sorta di maledizione, sia un cerchio che può rimanere in sospeso, cioè un'apertura in sospeso. Un'altra cosa molto molto carina di questo libro è, quindi vi ripeto, è sicuramente un genere che si distacca dal mio, è stato particolare leggerlo, ecco, non saprei dire, sono le immagini che lei mette come intervallo, ve ne faccio vedere giusto uno, perché giustamente, insomma, poi le potrete vedere lì nel libro se lo acquisterete, e poi c'è la parte finale. Lei scrive molto, è una donna molto ironica, infatti in molti suoi scritti c'è spesso una comicità, lei scrive molto con sottofondo ironico, diciamo così, e quindi nulla. Sono felice di averlo letto, ve lo segnalo. Quindi si chiama L'amore è uno zero watt di Paola Cimino, e sappiate che anche lei parteciperà, dalla settimana prossima si inizierà al progetto 116.000 sorrisi, tra gli ultimi avventori, diciamo così, quindi potrete vederla. Nel frattempo vi invito a leggere la sua rivista online, Letter Magazine, che è una rivista letteraria e male non ci fa, gratuita e male non ci fa, e di seguirla, perché è una donna, soprattutto a Roma, notate il suo nome, perché lo spettacolo che ho visto in tema di immigrazione era splendido, quello era
proprio nelle mie corde, poi quello davvero bellissimo. Quindi casomai dovesse riproporlo, ve lo segnalerò, anche se dovesse andare in giro per l'Italia, ma a Roma sicuramente. Un abbraccio e spero vi abbia potuto tenere compagnia come al solito.